molto informale, molto, con molta cordialità e molta partecipazione, però appunto che dia la possibilità anche alle persone che normalmente non frequenterebbero una libreria per una presentazione di un libro o per dire una galleria per l'esposizione di quadri. E quindi cerchiamo di offrire appunto questa atmosfera così informale che possa essere soddisfacente per tutti, e in genere lo è, perché vedo che ha preso bene, che viene richiesta, e tutti aspettano con impazienza l'inizio appunto della stagione. Quindi se ho capito bene, Isa, si mette insieme, come dire, una specialità del posto, anzi due, perché in questo caso partecipa anche il laboratorio di pasta fresca che sta proprio vicino alla tua edicola, e un personaggio appunto del quartiere, e un autore o comunque un artista che invece viene da fuori, in modo da creare una sinergia, una risonanza, un dialogo. Sì, certamente. Allora, abbiamo dato diciamo la preferenza a quelli che sono artisti e autori locali, e abbiamo cercato anche di far conoscere intanto le personalità e le capacità a volte eccellenti che ci sono all'interno del quartiere, che spesso sono sconosciute ai più, perché sai, si vive in un'epoca talmente frenetica dove ognuno è preso dai propri problemi, dal proprio lavoro, rientra a casa la sera talmente stanco e affaticato che l'unica cosa che gli viene in mente è di chiudersi in casa davanti alla televisione, davanti a un computer, e non cercare più contatti col mondo, in modo tale che non si conoscono a volte nemmeno le persone che vivono nel proprio portone, insomma, nel proprio palazzo. Quindi abbiamo cercato un po' intanto di dare la precedenza a questo tipo di personalità, diciamo. Tra l'altro questo è un quartiere di Bologna piuttosto esteso, è molto densamente popolato, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di conoscere dei personaggi anche noti e famosi, insomma, che vivono uno per tutti, per esempio Luca Goldoni, che ho avuto come ospite già due volte, e in due occasioni anche il figlio, che è anche lui giornalista e scrittore, e con mia grande soddisfazione e gioia, perché comunque sono persone che hanno evidentemente un'ottima intanto capacità di relazionarsi con le persone, e secondo anche delle esperienze notevoli anche proprie loro di vita, insomma, di storie da raccontare. Insomma, Luca Goldoni è stato un inviato di guerra per tanti anni e del Corriere della Sera, e chiaramente ha esperienze in abbondanza da poter raccontare. E poi appunto abbiamo avuto anche persone, e avremo persone che vivono qui e che sono, per esempio, abbiamo avuto un ragazzo 23enne, giovanissimo, che è un fotografo, diciamo dilettante, ma diciamo dilettante perché non è la sua professione, in realtà è un ragazzo che ha vinto concorsi, abbiamo esposto delle sue foto bellissime che hanno riscosso un grandissimo favore anche di pubblico. Avremo prossimamente un'altra pittrice che ha addirittura un atelier qui vicino, dove fa scuola di pittura, una persona che fa gallerie e mostre un po' in tutta Italia, e ben conosciuta, insomma. Quindi diciamo che se da una parte abbiamo dato la preferenza chiaramente a quello che è il riavvicinamento delle persone di una determinata zona, insomma, creare un po' il senso della comunità, dall'altro però non abbiamo escluso a priori autori che potessero venire da altre zone. Insomma, per esempio abbiamo avuto Marcello Simoni, che è un autore di bestseller, scrive gialli di ambientazione medievale che sono vendutissimi, e che vive a Comacchio, insomma, quindi diciamo che è stato in trasferta. E anche sabato prossimo avremo Marcello Nucciarelli, romagnolo. Scusa, ti interrompo. Allora, entriamo nell'illustrazione della stagione 2016. Quanto durerà? Quanti appuntamenti hai previsto? E illustraci un po' gli autori che hai pensato di invitare. Allora, guarda, al momento la stagione si prevede durerà quanto le precedenti, insomma noi andiamo da maggio fino a settembre. Un bello settembre-ottobre, diciamo. Poi chiaramente
se il tempo lo permettesse, potremmo arrivare anche ai primissimi giorni di novembre. Adesso guarda, veramente una delle difficoltà maggiori che incontro è proprio quella della gestione del meteo, anche se siamo in una situazione abbastanza coperta, perché comunque riparata dal sottoportico, però in giornate come queste, dove appena c'è un po' d'aria fredda si torna a temperature autunnali, è chiaro che diventa disagevole poter organizzare con anche, per dire, prevedendo come sarà quel pomeriggio, anche una stupidaggine, non so, se fosse una giornata torrida uno può offrire delle bibite fresche, ma ci sono stati dei momenti in cui se avessi avuto della cioccolata calda sarebbe stata sicuramente più gradita. Certo. Però ecco, questa è, diciamo che normalmente il periodo è questo. Poi, siccome io mi occupo di organizzare la cosa, sia per quello che riguarda la gestione dell'evento, le persone che vi intervengono, e quindi organizzare in qualche modo le interviste, un po' di volantinaggio, la pubblicità anche che faccio sia sui canali istituzionali del comune, sia anche con i canali dei social network, anche con un volantinaggio diretto ai clienti dell'edicola. Quindi insomma ci vuole il suo tempo anche per organizzare queste cose, quindi io al massimo riesco a mettere in piedi un evento ogni 3-4 settimane, insomma, quindi diciamo che da quando iniziamo in maggio al termine, diciamo ottobre più o meno, riesco a organizzarne 5-6, calcolando che agosto è un mese dove non c'è quasi nessuno in giro, insomma, per cui non si riesce a fare quasi nulla. 5-6 interventi mediamente, per cui anche quest'anno ci atterremo a questa tabella di marcia. Io per adesso ho già una scaletta iniziale, che se vuoi ti espongo così brevemente. Certo, certo. Allora, sabato 7 inizieremo con appunto Marcello Nucciarelli, che lui è in trasferta perché viene dalla Romagna ed è peraltro un grande conoscitore e ammiratore dell'Olanda, gli piace moltissimo questo paese, infatti ha scritto già due noir di ambientazione nordica, anche lo stile ricorda molto da vicino quello degli scrittori svedesi, molto asciutto, molto lineare anche come linguaggio, e anche le trame, diciamo, ricordano molto da vicino un po' già lo svedese, e li ambienta in Olanda. Il personaggio principale dei suoi noir è in effetti un'ispettrice olandese, una donna molto, molto razionale, anche per certi aspetti poco femminile, perlomeno non come normalmente si intende la femminilità, poi in realtà è una donna a tutti gli effetti, con anche delle certe attenzioni che rivelano poi una personalità molto più ricca di sfumature che non quella che apparirebbe così razionale, un po' fredda alle prime righe del racconto, insomma. Quindi lui è in grado di sviscerare abbastanza bene sia il personaggio, di farlo riscoprire con tutte le sfaccettature di una personalità vera, insomma, reale. E in questo secondo noir, che ha per protagonista questa attrice che si chiama Gritti De Witt, praticamente si scopre la ragione di un delitto, di un crimine avvenuto ai nostri giorni, quando viene ucciso un commissario di polizia che era amato da tutto il distretto dove lavora appunto Gritti. E le radici di questo crimine però si trovano nel passato, addirittura nella seconda guerra mondiale, con una storia di dipinti e ricchezze scomparse in occasione dell'eccidio, insomma, dell'ebraico, quando le case appunto dei ricchi ebrei deportati venivano depredate in qualche modo e si creavano appunto dei tesoretti nascosti, insomma. Questo è a grandi linee la trama di quello che presenteremo sabato. E
contestualmente ho voluto abbinare appunto il personaggio, le caratteristiche più salienti di Gritti De Witt, che sono la logica e la razionalità, l'ho voluta mettere a contrasto con la fantasia. Quindi abbiamo una pittrice che lei è un'artista locale che fa anche fotografie e altri tipi di arti grafiche, diciamo, però principalmente dipinge utilizzando con forza dei colori molto netti, molto definiti e dei materiali diversi. Quindi sarà proprio la contrapposizione di una femminilità logica e razionale contro oppure messa a confronto, diciamo, a una personalità ricca di fantasia e creatività. E questa, questo è il primo evento di sabato. Ecco, e questa pittrice è presa dal quartiere? Dunque, non abita proprio nel quartiere, però è qui di Bologna, e era venuta in occasione di una presentazione qualche anno fa di una altra scultrice, diciamo, dilettante, che fa sculture in ceramiche molto belle, e tramite lei appunto era venuta a conoscenza di queste cose e mi aveva lasciato il biglietto da visita, appunto proponendosi per far conoscere un po' anche i suoi lavori, perché come credo che sia lo sappiamo un po' tutti, però forse non capita mai di confrontarsi con queste realtà, cioè l'arte in Italia e la cultura sono oramai delle merci poco apprezzate, no? Considerate, certo, di poco valore. Allora, io ho visto delle persone che fanno delle cose veramente eccellenti, pur rimanendo, diciamo, a livello dilettantistico, ma perché dilettantistico? Perché non riesci a farne una professione. Cioè, se sei un pittore, uno scultore bravissimo, che fai dei lavori eccellenti, però o riesci a entrare nei canali ufficiali, che sono peraltro costosi, perché se uno deve andare a esporre una galleria ha dei costi notevoli da sostenere, almeno inizialmente finché non è conosciuto, e quindi diventa veramente difficile poter accedere al grande pubblico e farsi conoscere. Allora, queste occasioni qui sono anche diventate piccole occasioni di incontri sia per il pubblico che, come dicevo prima, magari non frequenterebbe una galleria perché non ha un interesse specifico per la pittura o per certi tipi di arte. D'altra parte, se la trova così sotto casa e in questo modo informale, e ha la possibilità di conoscere e incontrare artisti che diversamente non avrebbero la possibilità comunque di far conoscere il proprio lavoro, le proprie opere, e che è veramente un peccato, perché in molti casi sono veramente cose valide e interessanti. E che le persone che si propongono, che si mettono in qualche modo a nudo proponendo il proprio lavoro, la propria opera, trovano gratificante l'interesse che riescono a suscitare in questo pubblico, che è un pubblico estremamente variegato, eterogeneo, quindi Però, si capisce che c'è un interesse autentico nei confronti dell'arte. Ecco. E però è un pubblico di quartiere, appunto, cioè una dimensione non estesa, non certamente universale, quale potrebbe offrire una mostra che, paradossalmente, dico io, lo voglio sottolineare, è un elemento in più, perché favorisce il confronto tra l'artista e colui invece, appunto, che come spettatore, come frequentatore delle mostre ne usufruisce dell'opera dell'artista. Certamente. E andiamo avanti quindi con il tuo programma. Il secondo appuntamento? Il secondo appuntamento sarà il 28 maggio, avremo la presentazione di Katia Brentani. Katia Brentani è una vecchia amica, non è vecchia, è molto più giovane di me peraltro, ma nel senso che oramai ci conosciamo da parecchi anni, perché lei si è sempre occupata in qualche modo di editoria, curando per conto di una piccola casa editrice di Modena, la Damster, che tra l'altro credo tu abbia avuto occasione di intervistare. Sì. L'editore stesso, ecco. E lei curava con lui una serie di libri di cucina, sono i quaderni dell'Oggione. Poi hanno creato una piccola
casa editrice appositamente per questo tipo di libri, che segue direttamente Katia, insieme sempre a Massimo Casarini, ma è lei la responsabile.